Siamo insieme a Bruno Arcari, che l'abbiamo visto già nel gruppo delle grandi stelle. Ora l'abbiamo beccato da solo che brilla e continua a brillare. Ha lasciato il suo ring brillando e oggi continua a far parlare di sé. Arcari, una grande giornata oggi, grandi incontri anche per te. Incontri siamo in tanti qua a fare, perché ci siamo in, non lo so, 200. Facciamo gli incontri. Sei il numero uno, Bruno. Il numero uno della box, che ha dato lustro e ha fatto veramente... Quello sono sempre io, non puoi mica dimenticartelo. Per adesso sono il numero uno. E mi auguro, io non sono uno, io mi auguro che ne venga un altro. Sarà molto difficile, un altro che sia come me. È impossibile, Bruno. Impossibile sicuro, però un grande artista del quadrato, sapeva qual era l'angolo giusto e quando era il momento che bisognava alzare quel tiro che portava la bandiera lassù. È vero, hai detto le cose giusto, però a un certo punto bisogna anche sapere quando è il momento di smettere, come ho sempre fatto io. Aver smesso non vuol dire aver deposto le armi, vuol dire aver capito che era il momento di passare il testimone, le glorie di un campione non sono mica finite, sono rimaste integre e forti in una figura che oggi ricordiamo veramente con grande cuore. E se posso aggiungere una cosa che non si ricorda quasi nessuno, il grande Bruno Arcari è pugile italiano ritiratosi imbattuto dalle competizioni dei titoli iridati. Nessun altro, lui, Monzon, un
certo Rocky Marciano e un altro che non mi ricordo. Però, non diciamo, però io sono uno di queste cose qua, devo, non è, tu le sai perché sai la carriera di tutti i pugili che avrai visto, però però andare a mettermi lì a dire ah io sono no, bravo, ma infatti l'ho detto io, l'ho detto io, una cosa che non mi piace, l'ha dimostrato. Sicuramente abbiamo sempre visto che il grande Bruno non ha mai portato in alto il suo nome, anche perché l'abbiamo sempre visto salire sul ring chiamato per dare così un segno a questi ragazzi che oggi hanno intrapreso la strada della boxe. E questo è un grande onore per lui, perché anzi mi sembra che sia un buon proselitismo, perché fa vedere ai ragazzi quello che realmente è ancora un pugile attivo. Bene, ragazzi, purtroppo oggi parlare di ragazzi, io penso che sono tutte donne e non uomini, perché a un certo punto il pugilato ormai è finito. Poi uno dice ma no, ma ci sono una cosa là. Secondo il mio punto di vista, il pugilato attualmente, se non c'è una rimonta di, diciamo, molto molto, ma io ritengo che la rimonta dovrebbe essere nelle persone, perché i ragazzi oggi hanno altre cose da fare, fanno di tutto meno che il pugilato, perché il pugilato è uno sport duro e da poveri. Grazie. Se uno nasce il primo di gennaio, però, potrebbe però per chiudere per chiudere col grande Bruno Arcari, un nome che ricordiamo sempre tutti, l'abbiamo nominato a Patenghe quest'anno in una riunione di grandi stelle dove ci sono riuniti, e francamente avremmo avuto il piacere di vedere anche Arcari. Lo allora vogliamo nella dopo. Hall Fame, lo vogliamo nella Hall Fame, boxing. Ci vediamo dopo in premiazione. Ciao Arcani. Ciao, ciao. Grazie a tanti amici, in particolare a due amici, Danilo Pilotti e Bruno Pistita. È stata l'occasione, questa festa dello sport 2012, per avere qui alcune occasioni irripetibili. Intanto avere qui atleti, pugili che hanno scritto la storia di questo sport. Noi non potevamo chiudere meglio se non con una serie di amici e di campioni del calibro di Nino Benvenuti, Francesco Musso, Primo Zamparini, Cosimo Pinto e Toni Bertiani. Vi vorremmo tutti qui sul palco di Stelle dello Sport per parlare insieme di queste tre grandi giornate del pugilato, la festa dello sport. Che piacere avere qui con noi Nino Benvenuti e pugili che veramente hanno scritto pagine straordinarie di questa disciplina. Nino Benvenuti, io ho pugno usato, giù ci sono medaglie olimpiche, ci sono foto di giornali, cinture mondiali, c'è la storia tua e del pugilato. Sì, fa parte, intanto saluto questo meraviglioso pubblico, siete molto numerosi per una manifestazione così dilettantistica proprio in assoluto, e mi fa piacere, questo significa che anche una bella città importante come Genova sente lo sport a questo livello. Allora un'altra sorpresa che ci hanno fatto gli amici della federazione, lo facciamo venire molto volentieri perché qui veramente c'è la storia del pugilato genovese, italiano, ma direi anche mondiale. Accompagnato dal vice campione del mondo, grande Bruno Arcari. Io vorrei anche, per chiudere, chiamare qui sul palco il professor Franco Enrique, il presidente dell'Arconi Vittorio Ortolello, perché chiudiamo veramente con una pagina straordinaria. Tra l'altro nella grande tradizione del pugilato, oggi non è con noi Aureliano Bolognesi, ma è un'altra figura assolutamente storica del nostro sport. Allora, Bruno, abbiamo messo insieme direi un bel po' di medaglie. Io sono stato un po' a sentire quello che dicevi, da quella là, credi come un pugile. Bene, però tutte le senti, domani ti troviamo sul ring? No, domani no, domani no. Guardiamo tutti da sotto. Allora, io vorrei veramente ringraziare di cuore questi grandissimi campioni del pugilato che saranno qui domani
per tutta la giornata. Con Nino Benvenuti e gli altri amici domani mattina saremo al convegno organizzato dal Progetto Giovani, lo sport come strumento di formazione. Saremo domani pomeriggio con il ring allestito. Una grande serata. Nino. E approfitto per premiare i fratelli Celano con l'Oscar, meritatissimo. A voi. Ma mi ruba anche il mestiere, Nino Benvenuti, eccezionale davvero. Allora, io vorrei chiudere veramente con il prof. Franco Enrique, con Vittorio Antonello, ringraziando tutti voi che siete stati in nostra compagnia questa sera, invitandovi a ritornare in queste giornate di festa dello sport, soprattutto invitandovi tra poco con gli amici della Gigi Girotti a donare quello che potrete per il progetto SLA. Prof, in queste tre giornate una squadra agile, asciutta. Grazie di cuore a tutti, a Marco Cavallari, a Cristina Cambi, a tutti i collaboratori, a tutti voi che siete stati con noi in questa 13ª edizione del Galà delle Stelle nello sport. Appuntamento ancora su eBay con l'asta delle stelle a favore della Gigi Girotti, con gli amici Bruno Pistita e Danilo Pilotti. Nelle prossime settimane metteremo all'asta anche cibelli davvero clamorosi, con donazioni da parte di Bud Spencer e Terence Hill, che sono due grandi amici anche del pugilato. Grazie davvero Danilo di cuore, con anche altri cibelli in arrivo da grandissimi campioni.